Nice fight. Oh, ragazzi, Yoshi, mamma mia. Interessante. Tirato fuori Yoshi. Yoshi online ci sta. Ok, allora, Palutena, sappiamo tutti che è il peggior personaggio del gioco. No, vabbè, scherzo, cioè, nel senso, è contro Yoshi, però... Cioè, Yoshi credo che perda abbastanza da Palutena. Sì, credo. Sì, perde. Non di molto, però perde. Dipende se riesci... Cioè, se Palutena riprende la stock con l'edge guard, quindi prende double jump, è finita. Cioè, nel senso, non so se il nair basta, in realtà, non credo. No. Però attenzione, inizio devastante. L'esperienza che ho non ha un dici bellissimo che non pensato funzionano prima con per up tilt e solite upper robe che ha Yoshi. Se la grab, ma niente, non connette niente. Ma non so, cioè è più difficile di prima, però credo che a basse percentuali, esatto, sia true questa roba qui. Sì, è probabilmente anche questione di online, sai, magari. Sì, probabile. Devi bufferare un sacco online per fare sta roba. Comunque sì, abbastanza statico. Oh, è uscito Oh, quindi la bello. mappa random o l'hanno selezionata loro ST? Vabbè, comunque V avvantaggia secondo me, cioè nel senso leggermente Yoshi per il fatto che sulle mappe con le piattaforme sarebbe stata troppo più forte Palutena, solo per quello, secondo me. Improbabile. Ok, ecco, questa è la situazione che dicevamo prima. L'uovo però... Attenzione, è troppo forte l'uovo sul rientro, Con devi l'uovo starci attentissimo. riesce a tornare senza troppi problemi. Sì, perché alla fine l'uovo, cioè, non solo te spinge... Attenzione! Tanto Tremato, frame mamma mia. Bello però, è difficile comunque fare quella cosa lì, cioè io non ce la faccio mai. Attenzione, 14 anni. Qua, ragazzi, poi Yoshi online è terrificante. Flebo, se ancora ci stai sentendo, guarda che bello che c'è. Guarda quanto è bello Yoshi, tu dici sempre che schifo di molto personaggio, bello ti quel nerd che ha guardo. fatto full Sì, è bar, veramente, veramente, quanto sta... È molto, molto imprevedibile, sta facendo cose strane. Sta sì, funzionando cioè, un lì in quel momento sbrattino non ha scudato, ma se avesse scudato l'avrebbe crossaffato e finito dietro, Sì, quindi infatti. era safe. Era perfetto. Mi sta piacendo questo Yoshi. Fa Ok, tanti Nair. nair, Palu, come giusto che sia, però è un po' troppo. Cioè, dovrebbe usarlo più come anti-aerial che proprio Sì, come attacco in infatti, anche generale. perché vince contro ogni mossa Yoshi, mi sa, con quel Nair, quindi... Dato che non ha. Cioè, non mi sembra che Yoshi abbia mosse disjoint. Cioè, forse un po' il Fair. Ma non credo. Poco, però comunque non è veloce quanto il Nair. Ah, di fe. Oh wow! Attenzione. Ok, allora. Sempre. Comunque sì, Yoshi. Cioè, ha recuperato tutto il tutto il. Cioè. Lo svantaggio che c'era di Palutena. L'ha recuperato. Attenzione, adesso sì, peccato. Vabbè, questo Interessante peserà sapere che sicuro. la smash di Palu batte il down B di Yoshi, non lo Sì, sapevo. infatti anche io ci sono rimasto un po' male perché, cioè, secondo me è sbagliata come cosa, però, cioè... Abbastanza, sì, ma Palu è abbastanza rotta. Però No, no, il sì, landing con il abbastanza. grab. Fa il salto, ma non riesce a prendere il landing. Allora, full back adesso, se trova questa stock con... Esatto, Bello. con l'edge Bel guarding, salto. adesso stanno... Piuttosto even, non, il Un lieve 77% non vantaggio, dovrebbe nulla di pesare che. Tip molto. per Yoshi. Questo è grave, non c'è il salto. Ok, è tornato, non è uscito Palutena. Probabilmente non si è accorta che gli do il salto. Si è accorto. Oh, up tilt. Questa è una cosa che mi sono sempre chiesto se Yoshi effettivamente abbia un odd recombro true dall'up tilt. Perché secondo me è tutto sul read. Perché... Oh, no, niente, scherzavo apposta. Quindi ce l'ha. Se non è Oh, tu ancora stessa di cosa. nuovo, stessa Mamma mia, situazione smash di che batte prima. down B. Comunque, solo a me lo stream è Puro io sicuro. Ok, è tornato adesso. di togliere la riduzione del burn Non in vediamo un cazzo. Dai, calmi ragazzi. Tornato, è tornato. io ci senti? Io? Sì, No, ti no, sento. ma ha risolto, a posto, a posto. Quindi, allora, aggiorniamo i punteggi. Stiamo, allora. 15, quindi 12 a 13, giusto? Fatto bene? Adesso chi mandano gli altri team, scrivetelo a me o Telegram o sull'archivio eventualmente.
Ok, sì, quindi 12 a 13, sì, perfetto. Quindi adesso vediamo. C'è una Stock Palu. Mamma mia, personaggio di merda. Cioè, bellissimo personaggio. Adesso devono trovare un modo per togliere la Stock Palu. Sì, per utilizzare la Smash della luce, è vero, Matteo. Cosa, Galax? Che tolgano la Stock Palu senza perdere altre stock. Così. Sì, e se no è un problema, sì, 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 assolutamente. Prende vantaggio all'inizio, è tanto, tanto comodo, primo game. Perché se entrambi i team hanno i giocatori più forti ancora dentro, quindi... Sì, sì, ma infatti, ma voglia, cioè... Di sicuro una stock non fa tutta sta differenza adesso. Ti hanno detto chi gioca? Massimo Civita, Matteo porta Palu. Siamo Palu senza, Palu senza shortop. Matteo, mamma mia, no, ti prego, fallo veramente, cioè, per curiosità, devi vedere quello che riesci a fare dopo. Dai, io ho curiosità, sta curiosità proprio nel cuore, voglio vedere. Sì, tanto perché deve entrare per secondo. Invece no, da quello che so, King Omega porta Pikachu ai prossimi Civita Smash. Mi aveva detto che gli piace tanto giocarlo e soprattutto giocarci contro, mi ha detto. Che vabbè, non, cioè, alla fine Pikachu è uno di quei personaggi che quando lo affronti, cioè, diciamo, c'hai sempre, ogni personaggio c'ha almeno 3 o 4 mosse OP contro di lui che riescono comunque a vincere il matchup, a far sì che tipo pianta, no? pianta contro Pikachu è rottissima, è una cosa assurda, non so perché si lamenta sempre. No, ma è da poco in realtà, però lo mena. Ho chiesto di vedere i team hanno, sì, infatti, adesso hanno, perché hanno Raff, Kabal e Junkini ancora. Time's up, vabbè, sì. Serve qualcuno che abbia un po' di Palu experience, quindi boh. Chi ci sta di loro? Time's up poi? Affo, Kabal e Junkini. Forse Junkini manderei io. Cioè io, nel senso, però non lo so, loro vediamo. Kabal, ok. Effettivamente Junkini gioca con Tiger, no? Esatto, io avrei mandato Junkini. Secondo me ci aveva da dire... Anche perché, fare. Sinceramente... Sono Junkini è quello che in assoluto ho più voglia di vedere sulla Growlithe, perché secondo me ci tira fuori uno di quei rest che ce lo ricordiamo per tutta la vita. Sì, Kabal entra. Sono convinto di questo. Kabal, vediamo se... Sì, vai, primo Kabal. No, non sbrattino, vabbè. Poi cambia, ok. Il primo giocatore che inizia è G1, no? Sì. No, ok, sono partiti apposta. Vediamo. Allora, Game Watch Palutena, ancora FT. Vediamo se Sbrattino si suicida oppure... Sì, se la suicida, ti prego, non fare come alla Gandix. No, perché? No, diteglielo. Dimenticato. No, perché? Ma che fa, Kabal? Infatti, no, fa quitta la partita perché Sbrattino se l'ha dimenticato. Sì, va bene. No, se, alla fine, cioè, si poteva fare che quando perdeva quella stock in qualche modo... Cioè, vabbè, è più comodo così sicuramente. A Sbrattino che si deve ammazzare io... prima di iniziare. Ci metti un rest. Non mi dico così perché sennò mi togli life. Deve essere il rest sulla terza kill. Almeno non puoi perdere la stock dopo. Stai al top, stai se lo fai. 3-0 GG. Infatti ormai. Sì, lo so che pure mi dimentico. Infatti non l'ho detto come se fosse una cosa negativa, perché ovviamente non lo è, no? Giusto? Si sono invertiti? Ebbene. Vabbè. Ok, no, da posto, è posto. Sono partiti bene. Allora, riproviamo, vediamo. Sempre su FD, mi sa? No, stavolta Yoshi. Stanno messo random, tanto. Yoshi... Okay, no, capito. Yoshi per Palu è tanto forte. La pair, chi la Game Watch, aspetta, penso... Aspetta, Randall, che cos'è quello? Randall, non va bene. Me. Oddio, ma perché? Ma non ci credo! Dai! Perché non vedevo Randall? Bellissimo! No, io perché? Ho blandato tutto. Vabbè.
Cioè, mi sa che ti sei dimenticato di togliere gli hazard. Forse. Forse. Che mi lì, senti quello, già si è caricato, ma zitto, Matteo, per favore. Milì, ma per favore, cioè, è ridicolo. Ma mi sa di sì, perché non credo che puoi modificare le regole da qui. Veramente, Nintendo sempre il top. Lo riesci a cambiare? Forse sì, aspetta, forse sì. Ok. Dovrebbe andarmene. Ok, perfetto. Finalmente si inizia. Stavolta dovrebbe essere tutto a posto. Qualsiasi cosa va bene. Faremo subito. Simo, per favore, anche se c'è qualcosa che non va, gioca. Vabbè, Palu Game Watch. È impossibile, non è difficile per Palu. È abbastanza vivo. No, non è manco super facile, però. Cioè, non ah, è no, difficile. Però. Beh, di sicuro è un matchup fattibile. Cioè, non si può lamentare il fatto che Game Watch cioè, abbia la cosa frame 3, eccetera. Perché alla fine ci può girare intorno bene. Palu poi c'ha le realtà. Oh, attenzione, mamma mia, un attimo, lì ho visto una pair che sta per partire. Comunque tu, Galax, che la giochi, probabilmente me lo sai di. Cioè, da quant'è che muore Game Watch dalla pair di Paludena sta mappa? Secondo me a 70 è morto, se lo prende sulla terza plat. Tutto presto. Si prende una buona lead qua. Sì, sì, veramente. Subito la stop. Basta anche una downsmash a casa. Da smash? Perché tanto è tanto safe, cioè qual è il problema? Punisce, forse era safe. Poi lo prende e... Attenzione! Bello. Moyer sopravvissuto grazie alla P. L'ha salvato. Mamma mia, questi fair che mi sa che adesso prenderebbero la stock tantissimo. Down smash di nuovo, così. Non mi fa ridere perché è talmente forte quel down smash. Una roba super. Oh, qui dovrebbe essere la stock, invece no. Non ha rollato. Però rollare dietro, forse Cabal non... Infatti, questa è una cosa importante, lì devi rollare dietro ogni volta. Stupidamente forte. Scurgia. Oh, bello, bello. Ancora questo down smash? Sedia? No, poteva fare la sedia. La per non killa mai, giusto, di Game Watch, perché... Cioè, infatti in quei casi non me l'aspettavo, mamma mia che gli ha fatto, no, devo dire che non me l'aspettavo, io mi ero già dimenticato, anche perché tu cioè l'avevi capito che c'aveva il secchio, io non sapevo neanche che il side B di Palutena riempisse il secchio da solo, infatti non lo sapevo neanche io che lo prendesse tutto, è multi hit perché infatti sì, vabbè, beh, buono a sapersi Simo Big Brain. Per quello sì, che si può prendere con Game Watch, Cabal porta la stock. E... Sì, sì, infatti. Quindi adesso torna tutto pari. Adesso aggiorna i punteggi. Dodici pari, no? Dovrebbe essere cambiato. Adesso sì. Buttare giù Game Watch. Bisogna qualcuno che. E adesso. Allora. Di là, cioè, in base a chi c'hanno, io direi o Time's Up perché si è studiato il matchup. O Time's Up è nello stesso team di Cabal. Allora ho detto una cazzata, mi sa. Quindi, allora Tiger. Io conosco solo Zigun degli abruzzesi, quindi non saprei. Aspetta, no, cioè, sono gli abruzzesi a parte. Ragazzi, scusatemi. Non lo so. Zigun, però, non credo perché secondo me è un po' un suicidio con un personaggio come Isabel. No? Quindi non lo so. Vedremo. Vediamo un po'. Ok, mandano Montic, dico. Montic. Ok, chi gioca Montic? Prima sembrava... No, non lo so, non ho idea. C'aveva il villager, ma non credo che giochi villager. Sì, ma non è... Mandano Lori. Chi è, boh? Pokémon trainer.
Sì, Pokémon Trainer ci sta, credo, contro Game Watch, credo. Poi online, sai che goduria gioca contro Game Watch, una delle gioie della vita. Bello. Veramente bello. Vediamo un po'. Montic aveva problemi a entrare, vero? Sì, Montic aveva detto, era quello che doveva entrare all'inizio, quindi credo di sì. Come pure a flash attack, cioè down smash, down smash. Prima ogni tanto alternava, diceva cazzo non so che fa down smash, e poi andava, tornava a fare qualcosa di normale. Mister Simo. Come hai detto tu, tanto è safe. Sì, ma infatti guarda, non ho detto che è sbagliato, infatti, cioè mi fa ridere di quanto è forte quel personaggio che fa sta cosa qui. Però sei molto particolare, perché non, è come, cioè, ammazza i top tier per qualche motivo, ma non ha un vero neutral solido, cioè ha difficoltà in neutral. Allora, sì, lo dice super vero, il fatto è che non è, io non lo metterei alto nella tier list tanto perché c'ha buoni matchup contro i top tier, ma più perché distrugge tante parti del cast, secondo me, ma proprio tanto. Sì. È per quello. È uscito Matteo a caso, è uscito Matteo. Che fa Matteo? Ma io boh, guarda, dà fastidio. Quanto è fastidioso Matteo, guarda. Non vedo l'ora di giocare, capito? Tranquillo, dopo giochi, non ti preoccupare. Matteo buffone, veramente, concordo. Dai, quindi chi deve entrare? Credo che abbia problemi. Veramente ecco. Come facciamo per risolvere il problema? Cioè, usciamo io o te e lasciamo giocare con un altro. Non vedo altre alternative. No, sai che puoi fare. No, niente. No, stavo di una cazzata, niente. Non puoi fare niente. Però, sì, cioè, uno dei due conviene dell'altro sta fuori. Per forza. Ma sempre se. No, gioca Gandix cosa no? Raffo, no, ma stanno entrando in massa, via, via. Raffo, esci. Epico. Matteo, prendi Ness, sorprendici. Matteo non riesce a recuperare con Ness a fare un cerchio qua. No, infatti dici cazzo, ma io sono abituato a premere solo B senza la direzione. Cioè infatti come si fa a premere B e una infatti direzione? Una direzione, ma cosa che è? Si mangia che è? Ok, si parte quindi. Si parte. È lui, ma non era, non aveva un altro. È Ofeon, non l'ho mai sentito però. Il nome? Non so chi sia, sinceramente, però vediamo cosa ha da offrire questa Lucina. Lucina? Lucina ci sta contro Game Watch, fa la grande. Decisamente forte. Sì, alla fine c'ha una spada, c'ha frame data decente. Quindi, cioè, più che decente. Quindi credo che possa dire la sua nel matchup. Oh, bella roll lì, decisamente. Poi è stato molto bravo a scaldare il down smash, perché molta gente si fa frega così. Mi è piaciuta la pazienza che non ho fatto subito per Uptilt, cercare di osservare cosa. Aspettato, anche perché molta gente poi non aspetta, cioè nel senso fa subito qualcosa, quindi lui sapeva probabilmente. Fanno appuntanti, sei un minimo paziente. Beh, lui che l'ha fatto. Ha aimato alla perfezione. Sì, sì, veramente. Ma chissà, la per di Lucina mi sa che vince contro il down air di Game Watch, mi sa, eh. Oddio, mamma mia. Oltre a fare, io fossi d'accordo prima, perché sapeva che era specchiato bene. Non ha preso comunque, però l'idea di correre è comunque buona, perché era spaziato bene, non era possibile dal solo AP autoskill di Lucina. Comunque, come la ghilla Lucina un Game Watch? Cioè, credo che... boh, sull'edge trap, forse? Non lo so.
per forza. Sì, sulle, anche le solite free confirm di Lucina funzionano, nei rune in tua smash, proprio del genere. Ma credo che nel matchup però debba giocare Game Watch chiuso nello scudo per il fatto appunto di rispettare gli aerei e tanto uscire con la PP e in teoria prenderla sempre, credo, perché non c'ha qualcosa di sicuro che sia più safe di meno 3. Recupera molto in alto. Sì. Lì era occasione, tanto l'occasione c'era, peccato. Tanto Simo prende un vantaggio notevole, decisamente notevole. Backair è morto, mamma mia, è morto. Simo ancora 3 stock. Mamma mia, ottimo tilt qua. Hai visto Gallax? Ha fatto praticamente after spot dodge subito up tilt, probabilmente perché si aspettava un grab, mi sa, di Game Watch. Oh. Avrei fatto up to shield lì, però vabbè, anche downer si sta, proprio rischioso, non era solo, non era sì. Sicuro. Il fatto è che a P out of shield tu stai parlando di Lucina, no? Tanto. Non è sempre. Cioè, nel senso, non. È rischioso, è tanto rischioso. Sì, è frame 1, però. Mentre questo non è rischioso, questo lo puoi anche spammare. Mi piace comunque perché Opeon sta baitando bene Game Watch, non si è quasi mai fatto colpire dalla B out of shield. Sì. Notevole comunque, non è facile. Bello qua. Smash un po' paziente. Sta cercando troppo la kill, Opeon, deve essere un po' sì, più sì, tranquillo. Allora, stavo per dire, è vero, secondo me non. Ecco, infatti anche perché Simo non sa perché sta recuperando il caldo tutte le volte, gli basterebbe aspettare un attimo. Ah, Opeon. Però okay, una Stevia che per fortuna viene scudata. Stock che se prende, è una assurda. La stock è molto significativo qua, un 2 stock di vantaggio. Aia. Ecco, testa stock. Sì. Okay. E qua c'è la sedia. Davvero tosta. Sì. Sì, adesso stanno abbastanza sotto al giorno il risultato. Peccato che non è riuscito a togliere la seconda stock. Cercare di baitarlo meglio e aspettare, solamente aspettare. Esatto, come dici tu, è stato tanto tanto frettoloso e quindi non ha usato secondo me i tool di Lucina, quelli che ti proprio ti outzonano male, perché appena ti muovi ti prendi un fair, un back air, un tilt. È stato troppo troppo aggressivo e quando sei aggressivo, soprattutto online, è difficile riuscire a sfruttare bene le parti forti di Lucina. Quindi praticamente era ok, due ego, non ho detto due ego, che era Opeon a quanto pare, quindi era due ego, Opeon, perché... No, quindi 9 praticamente, giusto? Sì, perché ha perso una sola stock, Simo, no? Quindi... Sì, una sola. Esatto. Simo, però anche gli altri del tuo team vogliono giocare, quindi io te lo dico. Va bene, al prossimo cerco di venderlo con un 9, quindi unsafe, ma... Bello. Nel frattempo, ragazzi, 40 spettatori, 42 spettatori, pazzesco, veramente assurdo. Allora, adesso giocherà contro questo Game & Watch, di cui penso che chi ha voglia di giocare contro Game & Watch penso sia veramente un mostro, perché come te ne va, cioè... Candix a casa vai a menare Pichu. No, Pikachu semmai. Pikachu ti dico sì, perché per quanto è forte adesso ci sta. Ma a parte dopo perdo, perché tu lo sappiamo entrambi che ami giocare contro Pikachu, sai tutto del matchup. Dopo mi apri, ma io no. Vero? Ho capito, Rappo, ho capito. Teiron vuole entrare su Discord. Musta. No, Musta, dopo. Più tardi sì, tanto. Almeno io ti faccio vedere io. Va bene, fra. Io? Galax, hai saputo chi gioca? Cosa aspetta, perché io? Ancora non mi...
Non mi hanno detto chi gioca. Ok. Sto valutando. Anche perché la situazione non è per niente facile. Purtroppo Duego ha tolto solo una stocca. Se ne toglieva due già era molto più fattibile la cosa. Sì, però adesso... Poi Game Watch Online è un mattone. Lucina è un'ottima soluzione a Game Watch. Che sì, vabbè, spada grande, eccetera. Poi Lucina è forte, quindi... Adesso è difficile, anche perché tipo mandano Zigun, che credo sia più forte, per esempio, supponiamo. Poi comunque c'è Time Sap dopo. Quindi sì. È una... Dipende, soprattutto poi, cioè, vedete Zigun se riesce a togliere tutte e due le stock a Simo, perché Game & Watch, cioè veramente... Per quel motivo di cui stavamo parlando prima, che invalida parecchi personaggi del team loro, adesso non so chi c'hanno, però cioè chi prenderesti tu, Gallax, contro Game & Watch? Attimo. Se potessi sapere, prendere tutti i personaggi del gioco. Contro Game & Watch un matchup che vince, boh, un... Sì. Sta provando... Ok, aspetta, è entrato Montic. È entrato, è entrato. Comunque, cioè, io mi viene in mente Ike... Che Solaris mi ha fatto notare che vince. In effetti non ci avevo mai pensato. Grazie Solaris. Poi... Boh, forse Bilef. Bilef. Boh, credo. Di sicuro non prenderei niente. Non so, Bilef mi piacerebbe tanto con Bilef. Bilef secondo me ci sta a vincere. Ok, quindi... Ok, è entrato molto. Vediamo Montic come se la cava. Oh, Inkling. Ah. Vediamo un po' Game & Watch e Inkling, anche perché Inkling è il main di Kabal, quindi non la vedo benissimo. Ho trovato questo risultato. Ecco, Google, grazie. Google non sa perché. Vabbè. Ok, quindi via, si parte. Con le backer, giustamente. Sì. Ma cioè anche lì Inkling la forza, cioè la cosa più forte è la kill throw, quella lì a 100, che adesso non so quanto sia la percentuale di Game Watch. E l'edge guarding. Edge guardallo Game Watch quasi da escludere. Quindi o lo killi con quella roba lì, oppure cerchi un roller che ti dà la kill, ma secondo me non è facile. No, soprattutto no, con no, Grusino no, che no. Conosce il personaggio, quindi boh, non lo so, vediamo. Morto. Oh, attenzione! Hai visto? Cioè, questo è stato proprio il gioco che ogni tanto ti salva, caso. Io vedo la gara leggermente. Che tu, anche voi? Cosa? Ho fatto. È entrato nella smash. Sì. Ma è talmente veloce quella smash. Dai, poi me la deve tirare un po' dopo, la tira troppo presto per fare le trapping. No, ma la stream si vede bene io. Okay. Ok, comunque. Esatto, questo down B pure è forte, però dovrebbe essere la stock. Oh, mamma mia, l'online. Fix Ultimate Online. Il roll con la prima. Roll perché tanto ti tira gli opzionali. Ma giustamente Simon, tanto dice anche metti lo scudo che cambia, tanto sono safe. Infatti, con Marley. Sì, cioè è brutto, però è così, cioè quello. Sapeva tutto, Steve, visto che roba? Sapeva tutto. Se lo sapesse, il Game Watch, il Neutral di Game Watch, fa 5 stelle, 5 colpi, poi sì. C'è un momento di pausa. Ah, sì, l'aveva mandato Tiger il video, mi pare, che ogni 5 colpi del Neutral è magari un modo per evitare, basta contare fino a 5, e poi c'è un momento di pausa. Allora, diciamo agire. Che online è comunque difficile, anche offline, però sì, comunque c'è da approfittare di quel quinto colpo. Siamo even, purtroppo... Smele. Oh, smele. Qui molto even comunque il match, sì, decisamente even. Purtroppo però... Attenzione, mamma mia! Se ci siamo, veramente era ridicolo. Del jab, sì. Più danni quando lo colpisci. Sì. Non ho visto tanti jab di Inkling questo match in effetti. Perché vabbè, forse per rispettare un po' lo scudo di Game Watch che è diciamo molto difficile. L'ho usato all'inizio, giusto per macchiarlo di inchiostro all'inizio e sì. Poi per... Ma che poi se ci pensi, Gallax, questo matchup, cioè anche se Inkling spazia il back air, se lo prende lo stesso, la B deve essere molto spaziato. Oppure non so se... -3 forse? Il back air di Inkling?
non so, convinto, non però. Penso sia un morto. Oh, gli prende il roll, è vivo. Oh. Che cavolo è successo? Simo sta spammando cose e tu... Simo, da un air. Simo distrugge anche un altro avversario. Si porta avanti, Simo. 10 a 6, ragazzi. Lo svantaggio qui è grosso. Adesso vediamo cosa si inventeranno il Rasta Squad. Vediamo un po'. Comunque, beh, bravo, sì, bravissimo Simo. Montic, c'hai un 3 stock intere per poter vedere quello che hai fatto contro questo demone. Il matchup non era facile, poi Simo conosce bene. Bastardo Simo, perché che mi ha detto. Perché online è una delle bestie più difficili. No, veramente è una cosa assurda. Ma anche offline, te l'assicuro. Però sì, online. Però poi offline, online è ancora peggio. Sì, molto, molto peggio. Perché online è con 11 frame di delay minimo. Trovi che molti fanno che mi faccio di cavolo. A tutti, guarda. Tutti ci vogliono giocare. Simo sta spammando cose, grazie per averlo detto. Vabbè, cioè, che cosa vuoi dire, sennò? Ah, cioè, ok, quella lì non è che Simo spamma sempre cose, non volevo dire quello. Ovviamente ha giocato molto bene, Simo. Sì, giustamente, sì, lì era una situazione... Cioè, era sta giocando... Ha giocato il personaggio online, secondo me. Anche offline forse funziona, però magari offline un Inkling reacta un po' di più agli smash e punisce qualcosa in più, ma... Credo che... Guarda, sì. A mia discolpa devo proprio... dire che io ho detto al mio team, secondo me vincerei meglio, cioè giocherei meglio con Ink. E tutti, no, prendi Game Watch, prendi Game Watch. Va bene, perché... Vabbè, no, cioè, ci sta, alla fine, cioè, hai fatto bene, in realtà, cioè, guarda quanti stop in crisi, hai fatto bene. Dio indiscusso di Game Watch. Lorisaur, questo sicuramente gioca Pokémon Trainer. Simo che raida i commentary. Infatti, ok, Rosalina addirittura. Rosalina contro... Ah, questo matchup in effetti, però, potrebbe essere decente. Non dico buono, però secondo me c'è sta. Il lotto puoi fare qualcosa, forse. Ma esatto, cioè... fai... Dipende, cosa fa? Dipende. Sì, ha fatto danno però, okay, attenzione però, Simone approfitta, fa finta di niente però. Ok, via ragazzi, potete andare. È andato via subito Luma subito. Mamma mia ragazzi, immagino cartina che nella tomba che si ritira, nella tomba di Luma. Che può con neutral B può prendere le... Sì, ma alla fine è per quello secondo te che uno perde il matchup con Game Watch, cioè nel senso più di tanto secondo me non cambia fa avece quella roba lì. Comunque un punto da usare. Ah, sì, allora è usabile, però infatti cioè ci sta per rientrare in stage. Anche forse. Per il fake che gli assorbe. Che è che gli assorbe anche no. Il fake? Cioè gli può assorbire il fake? Credo. Veramente? Ho visto, non lo so, sono in dubbio. Credo di sì in realtà. Beh, in quel caso è forte. Però anche lì se ci pensi, cioè il Fair non va schivato, va colpito, no? Quindi cioè tipo fa un Fair Rosalina a questo punto gli conviene perché prende sia Game Watch che il Fair. Ottima recovery, che non riesce a punire Game Watch. Ottimo questo grab, veramente. È un bello, però in Game Watch c'ha una cosa. Bene, ha fatto molto bene, ha fatto subito troppi. Ok, get up attack ha fatto anche lì molto bene. Trova un altro grab. Oh. Forse lo slap. Non ci credo, che cosa è successo. Mamma mia ragazzi, assurdo. Da un air che spike, ma non l'avevo mai visto, mi sa. Up smash. È morto. Va bene. Signori, uno spike. No, finalmente. No, non finalmente, già scusa, uno spike da ricordare nei secoli. Sì, veramente, cioè, è stato assurdo. Ok. Quindi, 9 a 5. Allora, adesso questa rosa deve stare molto attenta. Ha giocato bene questa stock alla fine. Cioè, poteva fare
nel senso, su quella recovery lì che è stato spikeato, magari poteva fare altro, però generalmente ha giocato bene. Flevo, let's go. Flevo, tu pure giochi quel demone, non ti vergogni? È vero, ricordatevi, perché non avviene mai. Infatti penso che è la prima volta che mi succede che vedo quello spike di Game & Watch. È raro, è perché nei primi frame del downer che spike. Guarda, se non sbaglio. I primi due frame, se non sbaglio. Il modo migliore per usarlo, secondo me, è come Edgeguard, quando l'avversario si avvicina, o glielo fai in maniera tale che la chiave trapassa il bordo e lo spike sotto lo stage. Ok. Oppure ti butti leggero subito e fai subito lo spike. E lo prendi magari, che ne so, un Bowser che sta tornando, lo prendi al volo e lo spike. Vedo. Tanto dopo tu torni comunque, anche metti che vai sotto, no? Quindi, cioè, nel senso, fai AB e torni. Sì, sì, infatti, anche il salto, cioè. Esatto. Cap-off contro Rosalina mi piace come cosa, con per parte. Perché Rosalina è comunque molto fluty e le combo di Puff le vedo bene contro Rosalina. Però non lo so. Il link, qualcuno gli dia il link della stanza. Non si può sentire. Questo. Avevo detto che tu pure giochi quel demone di Game & Watch, quindi devi vergognarti perché hai visto quel casino che ha fatto. Ha rovinato le Blue Battle. Non sai come ti dispiace per questo? Che poi Flevo mi sa che non gioca. A parte no, già, ci stanno i perugini, sì. Raffo ha scritto anche su Telegram. Ho appena la perugina del Covid Smash. Ho capito. Che ha detto Raffo? No, che ogni volta mi ha detto quattro volte che Ofeon è la lusina del Covid Smash. Ho capito. E qualsiasi cosa rovini i tuoi piani mi rende felice, sono contentissimo. Vuol dire che sono importante. Allora, Gianchini, sì, in realtà credo che sia, ci sta, cioè non lo so, che ne pensi? Tanto penso che prenda Jigglypuff. Non ho visto giocare altro PG. No, gioca anche Lucas. Una volta ci ha vinto pure un set, mi sembra, ad un torneo a Macerata. Su Lucas non l'ho mai visto. Ma secondo me prende Jigglypuff e ci regala uno di quei rest allucinanti. Penso la persona più hype in assoluto. Jigglypuff, infatti, comunque. Guarda, un rest su, come ho detto prima, un rest su Rosalind ci sta. Cioè, no, guarda, un rest su Luma, per me va bene. È spettacolare. Vuole fare il rest su Luma, per me è ok. Mica io punch usati su Luma. Sì, infatti, esatto, la stessa cosa. Attenzione. Oh, subito così. Sì, vedi, col side B credo che possa fargli tanto male a Luma. Sì, ma questo match non è troppo, non è in svantaggio di Puff, non credo almeno. No, infatti. Sembra. No, oddio, allora, in realtà secondo me un pochino sì, però stiamo più o meno quasi sull'even. Infatti vedi, entra con questi side B alti e... Mi soffre Rosa un po', mi soffre. Cioè dovrebbe andare sempre un po' indietro Rosa per cercare di contestare, secondo me. Attenzione! Roba... Oddio, è morto Rosa. Prende il roll. Allora. Mi piacciono, ma vedo bene che Orisaur fa dei B-reverse così in partita. B-reverse quelli di... Sì, anche Bayern. Perché non ti aspetti mai. Cioè, nel senso, fa tanto spazio in avanti, va. Comunque ha rischiato di morire, ottima di AI. Prende, ma era tu? No. Mi pare. Assolutamente no, secondo me. Ok, adesso non c'è Luma, può approfittarne, Gianchini. Forse... Pensa che sta giocando comunque passivo quando non ha Luma, non lo approccia, non... Sì, aspetta che torna. Passetti, sì. Perry su Nair. Comunque il Nair di Rosa per, come anti-aerial, secondo me non è male. Cioè, qui lo dico. Lo dico, ragazzi, secondo me non è male.
Però sì, dovrebbe, non lo so, cioè, perché Gianchini sta giocando senza considerare Luma, cioè devi prima toglierla, non c'è niente da fare, non puoi giocare lasciando il Luma. All'inizio, non penso che all'inizio del game sei più a Luma effettivamente. Sì, perché cioè anche se vai sotto, comunque Luna, sì, vabbè, Luma non puoi smettere di fa? È impazzito, che fa? Sarà un miss input. Probabile. vedi, adesso sta giocando di strategia, ha tirato Luma e poi ha spammato Chubb, giusto? Anche qui voleva proprio lo style. Parla sempre, Gianchini, aiuto. Manca per una tutte, troppe. Sì, abbastanza. Perché probabilmente c'ha paura di morire a percentuali ridicole, quindi vuole provare a riprendere stage control, ma... Sì. Ok. Ancora, stessa cosa prima, gli tira Luma e poi tira Jab. Gianchini magari potrebbe passare un po'... Cioè, nel senso, Gianchini ha fatto un down air. Oh, qua Luma ha fatto il suo lavoro. Sì, decisamente. Vedi, Gianchini sta correndo in faccia, non sta pensando più di tanto. Ok, Luma è buono. Qua potrebbe essere la stock. No, peccato, Gianchini. C'era però, c'era. Guarda che belli. Bello vedere un giocatore che sa fare qualcosa. Non continuo le vostre illusioni. No, ma scusa, che c'entra il tuo Simo? Ah, no, non sei tu, Simo. No, ma che c'entra, Simo? Vabbè, scherzo, dai. Certo, non offre più anche gente mancata a problemi. Comunque, andando al match, Gianchini deve prendere la stock sulla PB. Secondo me la... Non so, pare che non abbia mai giocato contro Rosa, perché veramente giocarti in pessimi sta facendo. Effettivamente potrebbe abusare di più, non ha un buon record di Luma. Tanto di più poi, secondo me. Sta veramente facendo un po' così. No. Mi piaceva all'inizio perché sembrava qualcosa, un tipo combo da Twitter. Sì, l'ho visto. Stava per... Eccolo. Oh, però vedi, non guarda il salto. Cioè, tanto il fail into fail non è true. Devi prendergli il salto. Quando io tipo vedo Angry Box, lui guarda sempre il salto. Sempre. Cioè, anche perché devi guardare quello. È morto. Top smash. Ok, va bene. Quindi siamo 7-4, giusto? Sì. Ok. Gianchini studia di meglio il matchup. Devi ammazzare sempre prima Luma. Sempre. Per forza. Allenati sulla recovery e guarda i salti. Tre errori che ti hanno fatto perdere, secondo me. Mentre è stato molto bravo, in questo caso, Lori Sao. Niente da dire. No? C'hai qualcosa da dire, Galax? Sì, è stato bravo. Però poi questo matchup io non l'ho mai visto prima. No, infatti, non anche io. Lo short pista, quando era sulle piatte Gianchi doveva fare il canto che era true. È vero, anche quello è vero. Lo sapevo questa cosa. Sì, praticamente c'è, se uno non tecca e tu fai, tipo, che ne so, lo mandi sopra con la pair o anche col fair, dipende da dove stai, e poi se quello non tecca o anche tecca e tu ti metti lì col canto, in teoria a seconda di come si alza, qualsiasi cosa fa, a meno che non è un get up attack, tipo si prende, cioè si addormenta, perché il canto copre tutta la piattaforma. Anche di... cioè, canto copre tutta la piattaforma di Yoshi. Sì, sì, cioè se tu ti metti in mezzo a farlo, copri tutto. Attenzione! Abbiamo Raffo. Raffo baffo, ragazzi. Vediamo se ci farà sognare Raffo baffo. Siamo 6 a 4. 6 a 4. Concentrati sul gioco e non sulla chat. 50 non è, secondo me, era un pochino in vantaggio Rosa, però cioè non credo di tanto. Cioè direi meno 0,5 per Jigglypuff.
Vi odio tutti. Non vado io se non va lui. Che vuol dire? Raffo, devi entrare tu, devi entrare. E infatti, se non gli togliamo ancora stock, ti togliamo gli sticker e le... dalla Q. Zero Sama, cattivissimo. Joker rosa. Oh, vediamo un po' che cosa c'è da dire il nostro Raffo Baffo. Vabbè. Okay, ma io te lo dico, se non gioca... Cioè, se gioca con la testa e non gioca da persona citata, è tanto forte. Nell'ultimo periodo ha migliorato tantissimo. Immagino. Giovane, migliore in fretta. Anche Leo della Grima Artigiana. Ok. Si può partire. Vediamo un po'. Aia, subito già, perché mette in una brutta situazione, è andata benissimo. Ok, a basse percentuali credo che... ma tanto, cioè, in generale contro rosa devi per forza togliere prima l'uma, devi bisogno proprio focussarla, capito? Cioè, è quello il modo migliore. Tu colpisci l'uma, la butti fuori e poi vai su rosa una volta che l'uma sta fuori stage, sennò non devi toccare rosa. A meno che non c'hai hitbox enorme, o, non so, beat the game watch, ma giusto una cosa. Cioè. No, per... bravissimo, bravissimo, Raffa. Cosa ottimale, giusto farti lì. Ok, Arcello è tutta un'altra partita. Matteo. Eccolo. Matteo per Lori, Lori ti stocca, Matteo, stronzissimo. Call-upper, mi piace. Sì, adesso situazione del Charding, lo prende col side B e adesso potrebbe essere a stock, se sta attento. La via. Ok, il Fair che è molto disjointed. Ok, eh sì, adesso ha ripreso il vantaggio di nuovo il nostro Torisau. Non posso neanche guarda che fare. Cosa fai? Fai get up attack. Io ho fatto get up attack. Credo che sia la cosa migliore. Ok, un altro 6B. Comincia a alzarsi molto la vicenda tra un po'. Attenzione! Poteva essere con l'online, non è stato così. Però Raffo Baffo sta veramente facendo scintille. Bravissimo, sta giocando benissimo. Però... oh, pistole che il nostro Time's Up dice sono la mossa più forte del gioco. Ah, scende la piattaforma un pochino cieco, diciamo, è stato, però nell'insieme ci sta a essere guidati così. Beh, che sull'altra get up, ragazzi, questo fa parte del coaching che stiamo facendo a Raffo Baffo. Edge guard e ledge trap col back air. Bravo Raffo, bravo. Hai visto Raffo? Non ho per niente idea di Lori Saur che si è dato via off stage per fuggire l'invincibilità di Joker, perdendo completamente stage control e mettendosi a ledge con opzioni limitate. Questa è stata proprio una pessima idea. Era meglio cercare di rimanere on stage comunque, perché andandosi fuori limiti troppo le tue opzioni. Quindi, vabbè, lì backer, fine. Però dico il back air sul neutral get up, tra l'altro, non so con che timing. Bravo Raffo, veramente. Vabbè, non ti preoccupare, Raffo, anche così va bene, cioè, non hai giocato benissimo. Allora, cambiamo di score. 5-3. Raffo contro Zigun, non l'ultimo rimasto. Raffo contro Zigun, per forza, vediamo un po'. Sto matchup, secondo me, viene deciso dal counter di Joker. Cioè, il counter di Joker fa veramente tanto, sto matchup. Isabello... cioè, il fatto è che un fair di villager, secondo me, riempie il counter di Joker. E... non gioca Isabel. Sì, io credo che li giochi entrambi, però sì, forse gioca più Isabel, sì. No, io l'ho visto giocare solo Isabel. E Pichu anche pre... ah, anche Pichu, è vero, giocava anche Pichu. Però Pichu pure, mi sa che l'ha giocato solo i primi Civita Smash, mi sa. Poi dopo l'ha droppato, credo. Perché era tempo di patch Pichu, il facendo tipo robe... è vero, mamma mia, che roba che era. Che roba, ti ricordi? Facendo drag it up, se prendevi poco l'FTT Pichu a 110 killava Bowser, 120. È una roba assurda. Sì,
hanno nerfato e quindi... Ho Bowser, che è Bowser? Sì, sì, ok, Fuffi però... contro... Però peggio di questo. Abbiamo Fuffi. Vediamo se Rappobuffo si suiciderà, oppure parte subito. Sì, Rappobuffo, uccide di non fare la Gandix Special. Bravissimo, Rappobuffo. Aspetta, tra l'altro hai visto che il contatore si è aumentato? In che senso il contatore si è aumentato? Contatore di Arsen partito da meno di 0 perché era in stock possibile. Dopo date a testare. Non ho mai capito questa cosa. Cioè, so che è una comeback mechanics, quindi potrebbe anche essere vero questo che dici. Cioè, Isabelle ha assorbito le pistole. Tra l'altro sono già Arsen. Le pistole sono un disjoint, come fa ad assorbirle? Gli ho preso un counter, cioè... Attenzione! Rappobuffo pazzissimo! Mamma mia, ragazzi, assurdo! Molto bella, cioè, giocata da Rappobuffo. Veramente tirando fuori delle robe ridicole. Ok, questa... Ha usato delle debolezze di... Due spike, giusto. Zigun un attimo si stava scaldando, ha detto adesso parte la vera partita. Comunque sì, sta laggando abbastanza. Dei due non so chi avvantaggia, tra l'altro, perché anche Joker con lag alla fine ci sta. Spam TV side B forte comunque. Ottimo perché Air. Adesso lo trovo un po' in difficoltà in realtà, immagino. Molto in difficoltà. Anche perché sei l'ultimo del tuo team, c'è anche pressione psicologica. Sì. Sa che poi c'è anche il giocatore più forte dell'altro team che deve giocare, quindi un po'... Ormai, sì, direi, vabbè. Non so se... Era il team di Time's Up, anzi. Qua è davvero tosta, perché oltre a queste due stock di Raffo deve prendere anche tre stock di Time's Up, quindi penso si sia un po' rassegnato psicologicamente. E qui è molto difficile giocare. Veramente difficile. Poi conta che la parte peggiore è che tra poco arriva Arsen. Infatti. Che fa? Ottimo perché vedi, cioè sta legge trappando bene, secondo me. E infatti questo mette in difficoltà Zigun, ma non proprio il player, ma più il personaggio in sé, che non è che può fare più di tanto, secondo me. Parlo ovviamente di disadvantage. Oh, attenzione. Non prende la stock, prende la stock. Questo è proprio uno di quei errori di gioco che fanno proprio schifo, però ci sta. Cioè, se non aveva colpito poi... Prepararsi. La streamiamo subito oppure facciamo pausa? Cosa? La prossima partita, il prossimo... Streamiamo subito, com'è che... Sì, dai. Ok, sì, la streamiamo subito, se no dicono di preparare i nostri. Vabbè, torniamo alla stream a commentare. Quando si gira Raffa la barra si arriva un po'. La top di entrambi, però Raffa c'ha comunque un... sta dietro che può giocare molto più tranquillo. Però guarda, non è detto, perché alla fine hai visto Peace sulla finale, no, non so se era la finale contro Hans, che ha preso da solo non so quanti milioni di stock, quindi non è detto. Attenzione, non ha l'invincibilità, non ne approfitta, però Raffo pure pazzissimo, anche qui miss input, questo potrebbe costare il game. No, a parte, no, 50 è troppo presto. Mamma mia, che laggata. Lo prende? Questa era buona, perché gli è andata male che non gli è uscito quello da 3, perché mi sa che lo killava, sennò. Può essere. Adesso la situazione comunque si è ribaltata, il Raffo che... Potrebbe essere morto? È morto. Attenzione, la DI non è stata così male. Non è stata una gran DI, complimenti a Zigun per aver recuperato uno svantaggio colossale, secondo me. Assolutamente. Bravissimo. Non era proprio colossale, perché comunque... Allora, stava con Arsen con una stock in vantaggio. Era grosso lo svantaggio. Ok, magari colossale dici quando è 3-1, sì, per carità. Però era un grosso svantaggio. Infatti non so,
Bene, poi Matteo ha ragione, perché effettivamente quando Raffo si è suicidato la barra si è riempita un poco. Sì. Una cosa curiosa, non... Sì, un po' come Lucario, anche Lucario da quello che so fa così. Se tu ti ammazzi e c'hai una stock di svantaggio, Lucario parte subito con un po' di aura, anche se sta a zero. Addirittura vedevo tipo una partita, questo Smash 4, dove giocavano tipo Tsue insieme a un altro giapponese contro a zero. Sì. Lucario, no? Parte invece suicidandosi in doppi, sì, ed è una cosa che... Avecide tutto l'aura, sì. Potere dell'aura. Lo so, Raffo, laggava un po'. Raffo, sei andato bene, sei andato molto bene. Il game di lì è molto molto bene. Questo potevi fare meglio, ma ci sta. Oh, un altro Joker, vabbè, Time's Up, classico. Che tra l'altro in torneo si sono incontrati, se non mi sbaglio, solo una volta al Pegaso 2. E aveva vinto Time's Up, se non mi sbaglio. Aveva vinto Time's Up, però game 3. Sempre Joker contro Isabel. Ok, qua sarà... questo è uno svantaggio bello tosto, ma... vedremo. Anche qui lagga, che bello. Mamma mia, lagga veramente tanto. Proprio tanto tanto. Sì, questo è uno svantaggio grossissimo. E inoltre Time's Up, io ci ho giocato ieri, lo vedo molto in forma questi giorni. Bene. Cioè, ieri giocava bene. Però con questo lag... ai ai ai. Adesso ti immagini vince Zigunter via del lag, che bello. Mamma mia, pazzesco sarebbe. Ma guarda, secondo me... tilta tanto per via del lag, me lo sento, perché già lui con le sue Ken inconsistency e roba del genere gli turba tantissimo. Potrebbe essere una combo per via del lag. E già dici le missa perché il gioco non glielo consente e si incazza tantissimo. Se le missa per il lag è veramente la furia diventa. Comunque sì, sempre, sì, l'edge trap, vedi, ha l'edge trap diversamente da come secondo me è l'ideale. Cioè lui stava rivolto con la faccia verso lo stage e quindi ha fatto un back air che ha rimandato in stage Isabel prima. Però, cioè, alla fine, già tipo a 70% già penso che si possa fare sta cosa. Comunque non lo sta toccando, proprio Zigun sta molto indietro sta partita. Oh, up smash! È morto! Trova lo smash, così. Sul landing, preciso. Ottimo, Time's Up porta la squadra a vittoria. Quindi, Time's Up Pancakes sono i vincitori. Ok, quindi, Cabal. Complimenti a tutti. Possiamo...